Il 3D architectural mapping è una tecnica di videoproiezione sperimentale che ci permette di delineare le geometrie dell'architettura utilizzando dei video tridimensionali. Fino ad ora si è sempre visto un mapping statico, nel senso che non c'è mai stato nessun tipo di interazione. La nostra intenzione è quella di portare avanti questo progetto e dare la possibilità allo spettatore di interagire direttamente con la facciata, l'architettura. Ciao, sono Nicola Saponaro, sono qui perché Roberto Fazio mi ha invitato per questo workshop per collaborare con lui e sperimentare questa nuova tecnica di mapping dinamico. Persona può interagire con la proiezione e spostare la fonte della luce che viene proiettata su questa facciata muovendo una mano nello spazio. Kinect è quel dispositivo che usiamo appunto per capire la posizione dei giunti principali dello scheletro umano, della persona che si pone davanti ad essa, e elaboriamo questi dati per creare interattività. Abbiamo fatto uno studio abbastanza approfondito su quello che è il videomapping interattivo, ci siamo concentrati su quello che è l'aspetto più dinamico di un progetto di mapping. Abbiamo lavorato sul movimento della luce, il cambio dei colori, delle texture. Sono molto contento di questo workshop perché il livello era molto alto, le capacità erano notevoli di tutti i partecipanti. Questo è stato aspetto positivo anche per me, ho avuto la possibilità di confrontarmi anche con dei professionisti e in 4 giorni abbiamo creato un bel team di lavoro.